sconfitta. Dopo tutti questi mesi di torture, tremando di paura, l'ho distrutta. Ora i suoi grigi e freddi occhi, composti del vetro più sottile, mi fissano. L'ultimo ricordo della sua malvagia malevola natura. I suoi occhi sono la parte migliore della sua faccia rovinata. Sulla sua guancia sinistra sono accumulate fessure irregolari come tante cicatrici. Clara siede sulla sua sedia a dondolo storta, apparentemente mansueta, ma resto prudente per un altro paio di secondi. Chiunque dicesse che le bambole avessero bisogno degli umani per prendere vita, non conosceva Clara. Lentamente mi avvicino. Per la prima volta i suoi occhi non mi seguono, nemmeno quando sono abbastanza vicino ad offuscarle la vista. Ora lo posso vedere. Il loro fuoco si è spento. L'entità dentro di essa se n'è andata. Sogghignando, le do un colpetto sul naso. Finalmente è finita. Quel trascinare di piedi minuscoli nel bel mezzo della notte, gli spostamenti, le conversazioni sussurrate tra mia sorella e lei. Clara ha provato a far alienare mia sorella da me sin da quando è stata regalata a Meg per il suo compleanno. Una volta Meg stravedeva per me, ora mi guarda a malapena. Quella bambola le ha sussurrato troppi segreti. Clara amava causare guai, combinare casini rompendo oggetti, stracciando i nostri cuscini e scarabocchiando sul muro. Inizialmente i nostri genitori pensarono che fosse opera di Meg, ma poi accusarono me dopo che Clara colpì di nuovo quando tutti e tre erano fuori casa. Certamente non mi credettero quando dissi che la bambola fosse maledetta. Io non mi abbasserei mai a scrivere con le matite sul muro. Tutto ciò non era abbastanza per lo spirito, il demone o come vogliate definirlo. Potevo sentirla a tarda notte picchiettando tra la mia stanza e quella di Meg, gli occhi fissi su di noi, semplicemente un altro modo per separarci. Ma ora è tutto passato, Clara è andata via, ed io posso ritornare ai miei piani. Bel tentativo per tenermi lontano da mia sorella Clara, ma la ucciderò lo stesso.